Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Story Time, questa mini CTM che sto portando in alternanza alla nuova arcana per i motivi che vi ho spiegato nel primo episodio di questa mappa che dovrebbe essere uscito il 5 maggio. Oggi è il 5 maggio, il giorno in cui sto registrando questo video e il primo episodio lo carico esattamente in questo momento, quindi dovrebbe uscire il 5 maggio il primo episodio. Comunque, nello scorso episodio avevamo iniziato questa mappa e avevamo subito fatto robe, tipo prendere questo libro che ci dà più uno di attack damage che è di un set, quindi presumo che ce ne saranno altri due che faranno robe, tipo resistenza, knockback, robe così, non lo so. E avevamo trovato un libro che io pensavo fosse un pezzo del monumento, ma a quanto pare andava messo in un leggero e ci ha trasportato letteralmente dentro la storia di quel libro e quindi adesso in questo episodio andiamo avanti e vediamo un po' cos'è questa roba. Ci sono tanti ragni già per iniziare e non è piacevole la cosa. Madonna, sto ragno, che palle! Guardiamo per aria, per aria quando quando mangiamo, quando utilizziamo le loot boxes, ok? Qua nell'acqua non mi pare ci sia niente. Qui c'è una spada con smite che non è bellissima, ma nemmeno bruttissima. La scambio con quella che c'avevo. E poi abbiamo il blast protection and breaking. E invece questi sono abbastanza buoni. Unisco questi per una migliore godibilità dell'inventario. Potrei ripararmi anche questi, ma a questo punto me li crafto direttamente nuovi quando finiscono. E andiamo avanti. Questo fungo è strano, però non credo ci sia nulla qua. Oddio, una strega, non l'avevo vista. Ma puoi essere più puttana di così? Non mi fa sprintare. Rompiamo per favore. Ok, finito il veleno. Grazie, signora strega, per avermi avvelenato, come se non bastasse. Ok, vediamo un po' di esplorare questo posto. Anche se non capisco se è meglio andare nel lato sinistro o destro. Cosa sei te? Oddio, c'ha il jump boost questo. È uno zombie rana. Aia! Maledetto frog champ. Rompiamo veloce prima che muori. Ok, perfetto. Mi servono torce che però non posso craftare. O meglio, ne posso craftare 4 esattamente. Mi tocca andare senza vedere. Cioè senza, come si dice? Dammi carbone, grazie. Grazie mille. Ok. Posso vedere un pelo di più. A parte uno spawner per farmare loot boxes, lo potrei anche lasciare, non ci ho pensato. Però a sto punto lo lascio nel dungeon 2 in modo da averlo a portata di mano praticamente sempre. Oppure potrei anche addirittura lasciarlo in ogni dungeon. No, no, ma non hai capito un cazzo. Muori subito. E ho finito le frecce. Questo è un problema gigante. Ho missato una cesta, manco l'avevo vista. Allora, magari c'è qualcosa qua. Cos'è quel coso? Mi scusi? Ma è un fungo. Ma si muove? Si muove? Che Cristo è? Tadpole eggs? You don't get paid enough to deal with these. Cosa? Un bucket of salmon? Un elmetto più forte? Grazie. Una balestra con quick charge, che non me ne faccio una sega. Bombial me lo prendo. Un po' di torce e pantaloni che però mi levano max health. Vabbè, comunque è buono. Mi levano alla fine un mezzo cuore, eh. Quindi non è tantissimo. Qua dentro non c'è nulla.
Cos'è questa roba? Ah, è un creeper? Oddio! È un creeper fungo. Mi scusi? Signor... Ma che cazzo? Oddio, cosa sta succedendo? Ok. La prego di esplodere, grazie. Perché ci sono questi creeper che in realtà sono dei funghi che però sono dei creeper materialmente? Aia, sta laggando, ok. Perfetto. Dammi la loot boxes che è un charcoal, quindi altre torce. Non so cosa servano questi occhi di Ender, però credo... Cos'è qui? Ma... No. Mi scusi? Cosa? Ah, non c'è nulla, è proprio una roba per decorazione. Ok. Che ne so io. Ok, allora, il discorso è che non sto ben capendo la situazione, perché sto andando avanti, ma... Non sto trovando niente praticamente. Io ho già rifinito le torce, quindi questo è un altro problema. Vedi, si vede che è di creeper sto coso. Qua rimettiamo il coso. Però non ho torce, quindi è un problema questo. Magari riusciamo a distruggere lo spawner prima che ne spawnino altri. Sì, ok. Ho missato qualche chest per caso, perché non ci sto prestando molta attenzione, ma mi sembra di no. Si è rotta, vaffanculo, la spada. Equipaggia questa, che è quella con smite mi serve. Mi ha dato un biscotto. Allora, le loot boxes ti danno biscotti sicuramente, carbone sicuramente, non so cos'altro. Rompiamo sto robo. C'è una chest lì, la stavo per missare, vedi. Ok. Io spero non spawni nessuno, ma non dovrebbero. Ci sono le mele che sono leggermente meglio dei biscotti, quindi grazie. Sapling, ok. Questo knockback che fa i rasp più 5 armor, però mi dà meno velocità, non è che mi piaccia tantissimo. Qua mettiamoci questa. Frecce sempre ben accette. Mi piacerebbero delle torce, ma non ci sono. Spero di non aver missato sul serio delle ceste perché potrebbe essere veramente un problema questo. Carbone? No, vero. Mai nella vita. Ok. Io mi sto sempre guardando intorno, ragazzi, perché non vorrei missare niente, come ho già detto, perché essendo già che sono al buio, probabilmente voi non vedete nulla, e quindi mi toccherà aumentare la saturazione in qualche modo. Te sei stronza. Ti ha trapassato la freccia? Io, ragazzi, non ho parole. Non ho parole veramente, ragazzi. Cioè, ho una sfiga con le frecce. Li trapassano tutti e poi per recuperare vita mi ci vuole una miriade di tempo. Andiamo avanti. Spero di non star missando nulla, ripeto. Piccone che rompe lo spawner. Allora, io non so quanto sia lunga questa roba. Ok, però qua cambia il paesaggio. Cioè, meglio. C'è questa roba, questo... come posso chiamarlo? Qua che c'è? Nulla. Che cazzo è? Boh. Non ho capito. Buongiorno. Mi piacerebbe avere una spada con... Con Bane of Arthropods, stavo dicendo.
Ok, carbone, grazie, grazie mille. Sì, mi dovrei veramente mettere a farmare carbone, ragazzi. Dal prossimo episodio lo faccio perché qua se no lo finiamo le torce in 448. Rigeneriamoci un po' che se no moriamo. Lei muoia, per favore. Grazie. Ne vedo un altro, però non può raggiungermi, credo. Sì che può raggiungermi. Cazzo fa? Non lo so. Altre 4, grazie mille, signor gioco. Spero non ci siano delle chest lì nei muri o robe simili, perché che sento uno zombie, probabilmente il frog champ. Questo è un problema? Ok. Dov'è la strega? No! Dio, guarda! Da dove? Dov'è l'altra? Non la vedo. Devo scappare perché ho 15 secondi di veleno che mi ha preso in pieno. Non ho capito dove era la strega. Ma non posso andare avanti così. Cioè, devo assolutamente mettere torce, farmare. Io non ho fonti di luce, ragazzi. Non posso fare nulla. Io muoio. Ok, adesso possiamo ritornare giù. Sperando che ovviamente non ci assalgano. Ma allora sei uno stronzo, però. Con tutto l'amore che ho per te, però sei un figlio di una merda se mi dai 4 di carbone adesso. Ok. Mettiamo torce, possibilmente. È esploso. Ok. Ecco perché. Oh, rompi! Muoio. Ho 17 secondi di veleno, ragazzi. Ancora una volta. Tutto perché ha messo uno spawner di streghe sotto la scala dove c'è uno spawner di zombie. Questa è una cosa bastarda. Perché io ho finito tutte le risorse di cibo per rigenerarmi e non posso fare niente se non aspettare 5 minuti, ragazzi. E ho finito anche le frecce. Poi cos'altro ho finito? Non lo so. Cioè, Smite and Breaking, non me ne faccio un cazzo contro. E meno male c'è il libro della forza, se non ce l'aveva era un bel problema, te lo dico io. Cioè, mi è riuscito a chiappare. Strega. Oh, Madonna santa. Quanto veleno ho adesso? 33 secondi. No, vabbè, ragazzi, non ho parole. Ci sono dei funghi, però, attenzione, ragazzi, perché questi, volendo, li posso usare. Uno max health, protection unbreaking. No, non voglio meno vita. Spada con sharpness unbreaking e curse of vanishing, che è leggermente più forte della mia. Grazie. Me la meritavo anche prima, però va bene così. Adesso devo semplicemente rigenerarmi la vita, esplorare qua. No, no, no. No, 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 non ci siamo capiti. Allora, appena ho distrutto praticamente tutto quello che posso distruggere, inclusa questa puttana, direi che poi possiamo fare una roba bella, ovvero. Qua c'è un spawner di creeper che non so come, ma non sono più spawnati.
Ora, con moltissima calma, possibilmente, direi di fare una roba. Crafting table. Faccio un po' di ciotole e vaffanculo. Oh, mamma mia, questa è una fonte di cibo, cazzo. Non i biscotti di merda. Che cazzo butto? Unisco il piccone di legno. Voglio avere uno slot come cazzo si chiama? Ah, ma non c'ho torce io. Ah, allora. Ok, continuiamo ad andare avanti al buio, ma il discorso è che tanto più di così non posso fare. Perché c'è sto fungo così nel mezzo a caso? Non ci sono chest nei paraggi. Ok, carbone. Molto bene. Dovrei seriamente mettere a farmare robe, comunque. Cioè, come si dice? Mettere a farmare loot boxes, mi è venuta la parola. E siamo arrivati in una zona particolare, molto strana e grande e larga. Non l'ho colpito, va bene. Gioco schifoso. E qua c'è un fungo strano. Ok. No, ci sono i ghast. No, 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 te sei drogatissimo. Non ho frecce io. Come pensi che lo possa affrontare un ghast? Spawn point! Ah, questo è interessante. Piccone efficiency? Buono. Funghi, tantissimi. Tante torce. Blocchi che non mi servono. Però li impilo al posto di questi due. Ok. Non ho capito in che senso spawn point, però buono. E se i signori rana venissero qua, sarei molto contento. Perché non posso raccogliere questa? Perché io c'ho una roba, evidentemente. Qua rompiamo. Una roba evidentemente di troppo nell'inventario. E questa roba potrebbe chiamarsi la ferma, forse. La ferma, direi. Io non posso andare lì perché se no mi spona il ghast. In realtà non posso andare nemmeno lì perché il ghast non lo traddo. Cioè non lo uccido. Ancora questo traddo. Là in mezzo però che c'è? Perché credo che questa sia più o meno la zona finale. Allora c'è uno spawner di ghast lì e uno lassù. Che io veda. Non ho frecce, non posso craftarmele. Allora direi che ci si va di cattiveria contro lo spawner e si prova a rimbalzargliele contro. Ma mi scusi, ma cosa? Distruggiamo tutti quelli che vedo, per favore. Ok, uno l'ho distrutto. Ma. Oi. Oi. Boh, non mi sta cagando. Io. C'ho una loot boxes rara. Che è blu. Cobblestone? In che senso cobblestone? Mi ha dato torce e cobblestone. Figo? E quello però è una troia quella. Io sto tranquillo e sereno. Tante frecce, grazie a Dio. Pantaloni via. Questa non serve a niente. Questa armatura ce l'ho tutta, quindi non vedo perché. Dov'è il ghast? Esplo, è morto, non c'è più. Vabbè, direi che possiamo andare lì in mezzo, anche perché mi sa che c'è qualcosa di importante. C'è uno spawner di streghe, direi di levarlo. Qua dentro c'è qualcosa. Ok,
E c'è un Golden Heart, una vita extra. Quindi adesso ha 6 vite. Che figata. Ok. Quindi i cuori extra si trovano all'interno di questi. Interessante. Interessante. Quindi devo comunque salire. Dio santo. Ok, carbone, grazie. Perfetto. Ok. Dov'era lo spawner di Ghast? Era dall'altra parte, vero? Non era qua vicino, ok. Qua c'è lo spawner di rami, però. Ok. In queste robe che cosa c'è? Perché vedo tanto legno, ma non è che mi serva troppo il legno, visto che ce l'ho in quantità industriale. Così rompiamo ste merde. Lì c'è lo spawner. Ne vedo un altro là sopra. Sa che allora devo fare una scalata incredibile. Impressionante. Quando spona. Volevi spararmi, bastardo. Ora c'ho le frecce e me le conservo per i ghast, bastardo. O per le streghe. Qua sopra non c'è niente. Attenzione qui, madonna mia. Questi cosi che saltano è difficile. Ok. Lootbox? No. Mangiamo un attimo. Dovrei rifare queste. E qua c'è un qualcosa. Cos'è sta roba? Scusi. Ah, mi fa fluttuare. Per quanti secondi? Ah, per infinito finché non arrivo qua. Ok. No! Madonna mia! Non ho visto lo spawner di creeper, cioè più che altro non ho visto il creeper. Vorrei mangiare. Perché mi sa che ne ho bisogno. Qua torce, please? No, ovviamente no. Però spada con Bane of Arthropods, questo mi interessa e mi piace. Mi piace. Voto 10. L'ascia io non l'ho quasi mai usata, quindi io ti dirò. Faccio un coso, un tizio rana. Va bene. Là c'è un altro ghast. Io spero che da sopra non mi piova nessuno. Di là, niente. Però qua sopra, secondo me, c'è un qualcosa di abbastanza importante. Se non la boss fight. Potrebbe anche esserci una boss fight, ragazzi. Che non so se fare in questo episodio, ma dovrei aver tagliato 5 minuti abbondanti, forse anche 6. E quindi mi dovrei regolare in questo senso. Ok, dovrei aver distrutto tutti e qua c'è un'entrata? In che senso? Mi scusi? Buongiorno. Disturbo? Come? Perché ho l'impressione che qui ci siano tipo dei dropper? No, ok. Che è sta roba? È la boss fight questa? Ok, credo sia la boss fight. È un teletrasporto? Per la boss fight. Non è mica quello il boss. Cos'è sta roba? Oh. Chi devo uccidere? C'è una faccia che si è illuminata. Tre facce si sono illuminate. Ci sono dei cosi. Vabbè, perlomeno questi non sono difficili. No! Ah, sono slime. Ma che cazzo? Ma che sto vedendo? Sono degli slime. Ma qui non so se è stato tolto il drop, ma penso di sì. Guardali. Ok,
adesso io butto i biscotti perché non lo so. Cosa succede? No, ho sbagliato. Che cosa succede? Oh, ma mi scusi? Oh, che devo fare? Sono dei biscotti che spunano? Perché? Vuole che li mangi? Ah, devo colpire quello? Che è che mi sta spostando? Ok, fatto. E ora? Ah, ok, nuova ondata. Ok, è abbastanza regolare sotto questo punto di vista. Aia, però sono di più adesso, sono 6, non sono 4. Questo è una cosa in più. Beh, è progressiva, non so come si dice. Non è che sono magma cube questi invece? Vabbè che in realtà non si può capire. Se io colpisco quello, che succede? Oddio, ho fatto un errore! Ho sbagliato! Ah, mi ributta qua, ok. Beh, almeno da quel punto di vista. Cosa? Mi scusi! Ma come dovrei fare? Ma oh! Ma è un inferno! Oddio! Cosa? Io provo a uccidere tutti, non lo so. Ma io non ho abbastanza spada! Cioè, io uccido tutti perché non voglio colpire assolutamente quel coso prima di aver ucciso tutti. Sperando che non ci sia un tempo limite. Comunque sembrano essere magma cube, perché poi alla fine sono uguali, eh. Finito? Finito? Siamo operativi? Posso? Grazie! E ora che succede? Boss finale? Sì, assolutamente sì. Oddio quanto danno fa! Oddio quanto danno fa! Mi scusi? Fa troppo danno. Bisogno di mangiare. No, no, no! Vabbè, io continuo a colpirlo, ragazzi. Se tanto se muoio. Aspetta! Ma io sto sprecando vite così. No, 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 è vero. Io mi dimentico. Ok, è morto! E ora? Ok! Cosa succede? Libro! Che devo fare? Why princesses only ever kiss bad frogs? Vabbè, questo sarà il coso che devo mettere nel monumento, immagino. Presumo. Quindi ora devo tornare tutto indietro. Madonna, che cazzarola. Io spero di non aver missato niente, ma se ho visto bene, non dovrei aver missato nulla. Ora posso metto torce per vederci un attimo. Ok, siamo tornati. Vediamo adesso che cosa succede. E siamo qui. Ok, perfetto. A questo punto non so. Allora, questo qua credo che io debba piazzarlo qua dentro. Esatto. Area JR has been unlocked. Questo a sto punto lo metto qua che non mi serve più. Giusto. Giusto. E posso procedere per l'area JR, che è questa qua, che però ora non la facciamo, è solo per andare. Ok, perfetto. E non dico come l'altra, però ci si avvicina. E direi che la possiamo fare, oddio! Oddio no! Cosa?
Cosa? Ma come? No, 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 non è valido questa cosa. Ora, guarda alle spalle perché non vorrei mai che risuccedesse. Comunque, ragazzi, per questo video, il numero 2, è tutto. Abbiamo retribuito il primo libro battendo il primo boss, morendo due volte, ma avevamo ottenuto una vita extra. Quindi non siamo messi poi così male, anche se i boss successivi, secondo me, saranno molto più difficili, molto più impegnativi. Non era così chiara la boss fight, poi l'ho capita dopo. Secondo me conviene prima uccidere tutti, prima di sparare i cosi, perché sennò poi diventa un casino. Diventa veramente un casino e non ce la fate a reggere il tutto. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un like, iscrivetevi. Ciao a tutti!